È sabato, ultimo giorno della settimana per quanto riguarda l'informazione locale di RTA. Bentrovati telespettatori al nostro notiziario che apriamo con la politica, con l'amministrazione da Borgo Val di Taro. Il comune infatti potrebbe avviarsi verso un nuovo sforamento dei parametri previsti dal patto di stabilità dopo quello già effettuato lo scorso anno. E su questo punto interviene la minoranza nella persona di Giuseppe Toffanini. Il comune di Borgo Taro potrebbe forse avviarsi verso un nuovo sforamento dei parametri previsti dal patto di stabilità dopo quello già effettuato lo scorso anno? L'ipotesi è sostenuta dal consigliere di minoranza Giuseppe Toffanin, che proprio per questo ha espresso voto contrario alle delibere relative all'assestamento definitivo del bilancio per l'esercizio finanziario 2015. Leggendo i documenti, effettivamente il rischio è qualcosa di concreto, anche perché gli avvisi del revisore dei conti, che ha espresso parere contrario anche in questa occasione, cioè nella fase di assestamento di bilancio, assomigliano molto alle stesse giudizi che lo stesso revisore dei conti aveva dato in occasione del 2014. E ricordiamo che nel 2014 lo sforamento di bilancio è stato di 85.000 euro. Questo sforamento di bilancio, tra l'altro, e la situazione attuale ha prodotto un inconveniente molto grave a nostro parere, in quanto il sindaco ha disposto la sospensione dei pagamenti alle imprese proprio recentissimamente. Questo secondo noi è dovuto all'incapacità di questa amministrazione, come abbiamo notato in diverse occasioni, di spendere bene i soldi pubblici dei cittadini. Nel corso della medesima seduta, il consigliere Toffanin ha votato contro anche alla variazione di bilancio resasi necessaria per coprire la sanzione comminata dall'INPS al comune di Borgo Taro a causa del ritardo nel versamento dei contributi previdenziali connessi all'indennità di funzione percepita dal sindaco. L'INPS ha sanzionato il comune di Borgo Taro per 14.684 euro, in quanto sono stati versati in maniera irregolare e non tempestivamente i contributi previdenziali previsti per l'indennità dello stesso sindaco. La responsabilità politica di questo paciugo, così l'abbiamo definito durante il Consiglio Comunale, ricade tutta, a nostro avviso, sull'amministrazione, proprio perché ha continuato negli ultimi anni a cambiare le posizioni di responsabilità relativamente al settore interessato e soprattutto al personale qualificato che doveva occuparsi della gestione del personale. Noi riteniamo che questa sia l'ennesima dimostrazione dell'incapacità di amministrare. Il sindaco vuol giocare a fare il manager, in realtà, come abbiamo sostenuto con un esempio con parole un po' colorite durante il Consiglio Comunale, non è neanche capace di amministrare il suo orto, anzi nemmeno un vaso di fiori, e i risultati sono sotto gli occhi di tutti. L'assistenza pubblica volontaria Borgo Taro Albareto organizza due momenti aspettando il Natale in centro storico del paese a Borgo Taro. Il primo è fissato per domani, domenica alle ore 17 in collaborazione con la gelateria Da Beppe. C'è un'apericena con ottimi prodotti tipici e buon vino con degustazione a 5 euro. Il ricavato verrà utilizzato per l'acquisto di una nuova ambulanza. Poi lunedì 7 e martedì 8 c'è la tenda di Babbo Natale con il laboratorio per i bambini, giochi e dolci, ma soprattutto cioccolata calda per tutti. Quindi siete attesi tutti grandi e piccini per questi due appuntamenti, domenica 6 con appunto la pericena e poi la tenda di Babbo Natale lunedì e martedì. Tutto pronto per il mercatino di Natale a San Rocco di Borgo Taro, che apre ufficialmente domani dalle ore 10 alle ore 12 e dalle 15 alle 18. Rimarrà aperto tutti i giorni festivi del mese di dicembre.
dicembre fino al 23 nei locali dell'antico convento agostiniano annesso alla parrocchia. L'ingresso è libero, trovate ricordi, ricami, regali, poi anche quest'anno c'è la caccia al pacco misterioso. Vi ricordo che tutto il ricavato del mercatino servirà per iniziative benefiche a favore delle opere caritative della parrocchia. E adesso restiamo a Borgotaro con la grande festa annuale, la festa del tesseramento fatta dal gruppo ANA di Borgotaro, dunque alpini protagonisti di una giornata. Mosse e con punte, le penne nere del capoluogo valtarese hanno sfilato lungo via nazionale in occasione dell'annuale festa del tesseramento, per raggiungere il monumento ai caduti dei giardini 4 novembre, dove è stato reso omaggio a coloro che, come dicono gli alpini, sono andati avanti. Una manifestazione diventata ormai un momento simbolo per tutte le associazioni volontarie borgotaresi che vi hanno partecipato con le proprie rappresentanze ed i propri stendardi. E da sottolineare l'innegabile sentimento di fratellanza nella solidarietà, gli alpini hanno voluto quest'anno consegnare un attestato alla memoria di un emerito esponente del volontariato locale prematuramente scomparso. Riconoscono a Dario Beccarelli affinità agli ideali alpini per la sua intensa attività nel contesto sociale. Dario Beccarelli è un volontario, è un vigile del fuoco, è stato un paracadutista che è vicino a tutti noi. Tutto il mondo del volontariato di Borgotaro lo ricorda, tutto il mondo del volontariato di Borgotaro è riconoscente. Un mondo del volontariato di cui gli alpini sono parte integrante soprattutto nel settore della protezione civile, attività di cui gli alpini si stanno occupando a livello nazionale da quasi 40 anni, essendo iniziata all'indomani del terribile terremoto del Friuli nel 1976. Lì gli alpini sono intervenuti coi jeans, coi calzettoni, senza giacca, senza attrezzi, armati di tanta volontà. L'anno dopo il grande terremoto, qualcuno a Roma ha preso atto di questa grande volontà di fare e dare solidarietà. È nata la protezione civile dell'ANA. Da allora terremoti, inondazioni, cataclismi di vario genere ci hanno visto intervenire sia sul territorio italiano che anche qualche volta all'estero. Siamo stati in Francia, siamo stati in Spagna, siamo stati in Albania. Il dramma del Kosovo ci ha visti protagonisti nell'installare tendopoli e gestirle. Quindi ancora oggi, pur con le pastoie burocratiche che ci tarpano le ali, riusciamo a intervenire in qualsiasi occasione. Nel corso della cerimonia sono inoltre stati premiati quattro associati, ovvero Pietro Rinaldi, Giordano Ferrari, Walter Marzi e Leonardo Bazzani, che si sono distinti durante l'anno nel prestare la propria opera a favore delle attività del sodalizio, attività che rendono il gruppo Alpini un importante componente del tessuto sociale borgotarese. In ogni momento sono al fianco della cittadinanza, della gente, nei momenti di solidarietà, nei momenti di raccolta fondi, nei momenti anche di svago. Siamo fortunati a Borgotaro perché abbiamo tante associazioni di volontariato, siamo fortunati perché abbiamo gli alpini con tutte le attività che fanno.
Aria di Natale anche in via Cassio, via Nazionale e in piazza, domani a Borgotaro con Mercatino del Riuso della Valtaro in collaborazione con lo Street Food and Music on the Road. Una intera giornata praticamente dalle 10 alle 17:30, un evento dedicato al riciclo contro lo spreco e la produzione eccessiva di rifiuti, ma potrete gustare anche ottime specialità, divertirvi, insomma passare davvero una bella giornata, ripeto, in via Cassio, via Nazionale e in piazza. Dalle ore 15 visita guidata per le vie del borgo a cura di Giacomo Bernardi. E sempre domani domenica presso il distaccamento dei Vigili del Fuoco Volontari di Borgotaro c'è la celebrazione per la ricorrenza di Santa Barbara, che è la loro patrona. Si inizia alle 10 con il ritrovo presso il distaccamento in via De Gasperi 2, alle 10:30 nella sede del distaccamento si celebrerà la Santa Messa e poi sempre in distaccamento alle 11:30 rinfresco offerto a tutti i presenti. Pubblicità, torniamo subito.